Alcuni strumenti esistono solo per ricordarci com'erano le chitarre negli anni 60, altri esistono per risolvere dei problemi reali. E secondo me lo strumento di questo video è uno di quelli che apparentemente è inutile, ma che in realtà poi, guardando da vicino, qualche problema lo risolve. Di sicuro non i miei a parlare. Ciao chitarristi, quand'è che si può dire che un'azienda che fa strumenti musicali sia coraggiosa? Secondo me, quando risolve dei problemi concreti, anche andando contro la mentalità del chitarrista medio. I casi non sono proprio tanti. Alcuni sul canale li abbiamo visti, ma non li definirei proprio degli atti di coraggio. Mi viene in mente la Michael Kelly ibrida, particolare ma non coraggiosa. Forse la chitarra più coraggiosa che abbiamo visto sul canale è quella di Boss con il sintetizzatore dentro, che anche se si rifà uno strumento che esiste dagli anni 80, forse è comunque una cosa poco comune. Poi sia chiaro, dipende anche da chi produce cosa. Cioè, un'azienda tipo Gibson potrebbe fare una chitarra di un colore diverso ed essere coraggiosissima. Però, tra tutte quelle che producono chitarre, ce n'è una in particolare che possiamo dire essere coraggiosa nel senso di sperimentare cose diverse, anche strane, rischiose, direi anche al limite dell'utilità. Strumenti che partono da una base comune a tutti i musicisti, quindi una cosa utile, e che la esasperano creando dei mostri, non per forza in senso negativo. Se questo video poi alla fine vi piacerà, e giuro che vi piacerà, quindi fatelo subito, lasciate like, subito, commento, subito, iscrizione al canale, dovreste averla già fatta, almeno 50 video fa. Un po' di tempo fa ho fatto un video chiamato "Vuoi essere un chitarrista migliore? Suona il basso". Il video era incentrato su tutti i pro che possiamo prendere dal suonare uno strumento tipo il basso e riversarli poi sulla chitarra, e quindi imparare a familiarizzare con aspetti dello strumento che altrimenti ci potrebbero sfuggire. Abbiamo parlato del timing, del senso ritmico, oppure anche della costruzione degli accordi e quindi arpeggi, e quindi tutte le possibilità che poi questa cosa e questo concetto ci danno sulla chitarra. Insomma, di base era un bel contenitore di consigli che derivavano anche un po' dalla mia esperienza, cose che io avevo imparato con il basso e che poi effettivamente sulla chitarra mi sono servite. Però c'era un problema. Il basso. Perché dico che il basso è un problema in un video dedicato al basso? Perché è tanto diverso dalla chitarra, e tanti di voi nei commenti mi hanno detto praticamente tutti la stessa cosa. Cioè, va bene tutto, però le corde sono un sacco più grosse, un sacco più lontane tra di loro, faccio un sacco fatica e quindi invece di imparare cose nuove, semplicemente mi faccio male, faccio fatica e mi passa la voglia. Quindi... Per mesi ho cercato la soluzione a questo problema. Ho provato a cercare dei bassi con il manico un pochino più stretto, quindi robe magari simili al jazz bass che hanno il capotasto abbastanza sottile. Ho provato a cercare delle intuizioni nel mondo delle chitarre con 8 corde, 9 corde, ma lì forse diventava ancora più problematica, visto che il manico di una chitarra con 9 corde è tipo la trave di un tetto. Ho provato a costruire degli esercizi sulla chitarra che fossero in ottica bassista, quindi mi sono chiesto come studierebbe il basso un bassista che ha a disposizione solo una chitarra. Una cosa un po' al limite, ma che per necessità si fa. E qualcosa di interessante iniziava anche a comparire, però sentivo sempre che quando certe cose le provavo, sul basso erano diverse, niente da fare. Mi mancava sempre quell'anello di congiunzione tra i due mondi. Ed è mancato finché a maggio del 2023, come tutti gli anni, sono andato al Guitar Show di Padova. E come tutti gli anni sono passato a salutare i ragazzi di Ibanez al loro stand. Uno di loro mi guarda e mi dice: "Questo ti interessa di sicuro". E mi porta in un angolino dello stand, prende uno strumento che era lì, da solo, non lo guardava nessuno, me lo passa e lì il mio cervello ha fatto... si è esploso. Sono partiti mille collegamenti, mille concetti di mille cose, tutti gli esperimenti che avevo fatto, tutte le ricerche che avevo fatto, tutte le cose che avevo cercato per prepararmi a questo video, in quel momento si sono unite in un unico strumento, che ho deciso di portarvi qui sul canale il prima possibile. Appena è diventato disponibile me lo sono fatto mandare, perché era una super mega novità. E infatti, come sempre, i ragazzi di Musical Store 2005 sono stati puntualissimi. Ho trovato il basso da suonare come la chitarra, con lo stesso feeling della chitarra, ma che ti dà le sensazioni del basso. Ed è perfetto e non costa neanche troppissimo. Si parla comunque di 700 euro. Lo strumento è questo. Non spaventatevi. Fermi. Sì, ha 6 corde. Però è un basso. Però è una chitarra. Cioè, le corde sono vicine. Adesso ne parliamo. È uno strumento difficile da catalogare, perché a conti fatti è come se fosse una chitarra, però è un basso. Oppure il contrario. Sta di fatto che secondo me, per me, questo è il basso perfetto per i chitarristi. Pensiamo a che cos'ha la chitarra in più rispetto al basso, oltre alle due corde, ok? A livello concettuale la chitarra ha la possibilità di essere più facilmente usata per gli accordi, ma ha anche tutta una serie di note acute che il basso non può raggiungere. O che, sì, raggiunge, ma poi sembra un po'...
Goffo. Beh, con questo strumento invece abbiamo la possibilità di suonare il basso come se fosse una chitarra, e la cosa sinceramente non mi dispiace per niente. Ok, va bene però, non è comunque tutto oro quello che luccica. Per quanto sia uno strumento curioso, e poi vi spiego anche da dove l'hanno tirato fuori, ha comunque delle cose che per alcuni chitarristi possono essere disturbanti. È vero, risolve tanti problemi, come le corde lontane. In questo caso le corde sono distanti tra di loro esattamente come su una chitarra elettrica. Il manico, stessa cosa, uguale a quello di una chitarra elettrica. Dimensioni del ponte, quindi il feeling che queste cose hanno poi sulle nostre mani mentre suoniamo, uguali a quelle di una chitarra. Però ci sono delle cose che secondo me, diciamo che avevano l'occasione di cambiare e non le hanno cambiate. Noi sulla chitarra siamo abituati ad avere volume e tono fra i potenziometri con uno switch per i pickup. Qualche chitarra ha magari qualche configurazione un pochino più particolare, ok? Ma nella norma il 98% delle chitarre funziona così. Qui la cosa si fa un pochino più complicata, perché già di base partiamo che è uno strumento Ibanez, e quindi come tutte le chitarre Ibanez è un casino sull'elettronica perché ha 4000 regolazioni. Rendono lo strumento versatilissimo? Sì. Potrebbero essere fatti in maniera un pochino più semplice? Secondo me sì. Ma in più questo ha delle opzioni inedite per i chitarristi. Questo strumento ha un equalizzatore con 3 potenziometri per basse, medie e alte, con uno switch che ci fa scegliere se attivare o disattivare l'equalizzatore. Il potenziometro delle alte funziona anche senza questo interruttore, funziona sempre perché è passivo. Infatti, i pickup sono passivi, e ve lo dico perché, se ci avete fatto caso, dietro lo strumento c'è comunque il vano della pila. Ecco, quella pila a 9 volt serve per alimentare questo circuito, non i pickup. Questi potenziometri sono curiosi, comunque, perché non funzionano come quelli di una chitarra. Normalmente siamo abituati ad avere uno 0 e un 10, un minimo e un massimo. Quindi tono tutto chiuso oppure tono tutto aperto. Qui invece abbiamo un punto centrale che è lo 0, che al tatto tra l'altro si sente, cioè quando giri il potenziometro e ci arrivi, senti che lì, tac, per un attimo si ferma. E poi abbiamo boost delle frequenze se giriamo da una parte, oppure taglio delle frequenze se si gira dall'altra. E la cosa è paragonabile a un equalizzatore grafico, cioè abbiamo una linea centrale, che è lo 0, e se prendiamo una frequenza specifica possiamo alzarla oppure abbassarla. Poi sì, abbiamo comunque un potenziometro del volume. E abbiamo anche un altro switch che, vi dico già, non è lo switch dei pickup. Perché come tanti altri bassi, per cambiare da un pickup all'altro abbiamo un potenziometro. Perché se non lo sapevate ve lo dico ora. Questo potenziometro sui bassi vi permette di scegliere quale pickup usare. Ma potete usarli insieme, potete usarne uno, potete usare un altro. Potete miscelarli come volete, spostando la bilancia quindi verso l'altro. Oppure verso l'altro, oppure totalmente uno, oppure solo l'altro. Cioè, potete fare tutto quello che volete. È un pochino più complicato della chitarra, ma ci dà più possibilità. Però diciamo anche che come filosofia sul basso ci sta, perché una volta trovato il punto in cui suona come vogliamo, difficilmente ci troveremo a fare 3000 cambi come si fa sulla chitarra, che tric 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 tric, tric si passa su un pickup solo per fare 3 note e poi ancora sull'altro. Però quindi quello switch, quello ci permette di scegliere fra 3 frequenze da impostare come frequenza media. Per il potenziometro possiamo passare da 250 a 400 a 750 Hz e poi controllare quella frequenza con il potenziometro che vi ho detto prima. Quindi sì, chitarristi minimal là fuori, qui c'è un po' di lavoro da fare per capirlo. Non è per niente scontato trovare il suono giusto su questo strumento, però è una bella sfida e io mi sono divertito tantissimo a farlo, sia con suoni più classici da bassista, ma anche con qualcosa di un pochino più particolare. Cosa succede se uso un suono di una chitarra su questo strumento?
L'altra cosa che può risultare comunque un pochino complicata per un chitarrista è comunque lo spessore delle corde. Inevitabilmente quelle restano un pochino più grosse. Però si fanno sentire meno. Di base lo strumento ha una scala già più lunga di una chitarra. È anche multiscala, se non sapete cosa vuol dire vi rimando al video qui sopra. Ne parlo però su una chitarra. E si parte in questo caso da una scala minima di 28,5, quindi già più lunga di una chitarra di base, fino a una scala massima sulle corde più gravi di 30. La muta delle corde, quella di fabbrica, è 24 come corda... Aia. Come corda sottile, invece che il classico 0,10. E la più grossa, invece che il nostro classico 46, è 84. È gigante questa corda! Per le dita più delicate può essere un problema, ma come dico tante altre volte su cose del genere, tanto lo fa l'abitudine. Ad esempio, avendo suonato recentemente chitarre 7 corde con le mute di corde un pochino più grosse, la mia 7 corde recentemente montava delle 10-64, quindi la corda più spessa era 64. Aia, basta! Più lungo questo di una chitarra. Essendo abituato a una corda da 64, non è stato così traumatico il salto. Se arrivate ad una chitarra super mega morbida con delle corde magari da 0,9, potreste aver bisogno dei vostri 47 minuti o giorni per abituarvi. Ora, perché dico che Ibanez è stata coraggiosa? Se non vi foste accorti, è uno strumento decisamente particolare. Potrebbe essere forse l'ibrido perfetto tra una chitarra e un basso. Il basso perfetto per i chitarristi. Insomma, nell'ultimo anno Ibanez è uscita con dei concept di strumenti veramente strani. Più dedicati al mondo dei bassisti forse rispetto ai chitarristi, ma sono sicuro che tra un po' ci saranno novità anche per noi. Già questo comunque lo è, cioè è una chitarra, 6 corde, è un basso, 6 corde, è un ibrido, va bene per tutto ed è particolare, si possono fare un sacco di cose interessanti oppure anche cose normalissime ma semplicemente con più facilità. Ma mi viene in mente un basso che ha fatto Ibanez, che è un 8 corde, non spaventatevi. Dove sono? Dove sono? Di base lo strumento è strutturato con 4 corde tastiera con i tasti e 4 corde da parte e la tastiera è fretless, quindi anche proprio la struttura del legno di quel manico è stranissima. Oppure ci sono degli strumenti che, boh, non lo so, sono delle chitarre con 77 corde o dei bassi con 75 corde. Cose particolari, robe strane, sperimentali. Se volete saperne di più su questo strumento vi lascio il link qui sotto in descrizione. E ovviamente ringrazio i ragazzi di Musical Store 2005 che mi hanno mandato questa cosa e mi fanno dubitare di me. Se lo strumento vi piace lasciate un bel like al video, iscrivetevi al canale, ditemi nei commenti che ore sono e rassegnatevi perché c'è sempre un po' di bassista in ogni chitarrista.